Ciao a tutti, nel video tutorial di oggi vi voglio mostrare la realizzazione di questo fiore, un garofano, un fiore semplicissimo da realizzare che mi avete richiesto qualche tempo fa e che sono contenta di mostrarvi in una versione estremamente semplificata. Andiamo immediatamente a vedere l'occorrente per realizzare questo progetto. Allora, in primo luogo prendete due colori, vi serve un verde per realizzare la parte inferiore del calice e un rosso o un qualsiasi altro colore da voi preferito per fare la parte proprio più voluminosa del fiore. Una volta scelti i colori che potranno essere sia in acrilico che in cotone, andiamo a prendere del filo di ferro, andiamo a prendere ovviamente una pinza che ci aiuta a tagliare, a piegare il filo di ferro, che comunque è abbastanza morbido e da modellare. Andiamo a prendere del nastro autoadesivo da fioristi, che normalmente vi vendono proprio i fiorai. Se per caso fanno resistenza, perché non sempre ve li danno, perché non è un prodotto che loro normalmente vendono, se avete un fioraio di fiducia riuscite a recuperarlo, diversamente andate in qualsiasi negozio che vende articoli per la scuola, cartoleria, insomma, e cercate un nastro verde, un nastro adesivo, insomma, così da poter attorcigliare più facilmente la parte del gambo del nostro fiore. Quindi prendete un uncinetto e un contapunti e a questo punto siamo pronti per partire. Preso il filo verde, quindi la parte inferiore del fiore, andiamo a prendere l'anello magico e a montare al suo interno 8 punti bassi. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Questo fiore non ha un multiplo, per questo motivo, qualora decideste di farlo molto più grande o più piccolo, potete variare il numero iniziale di punti perché noi lavoriamo in ogni punto disponibile. Di conseguenza, in base al numero di partenza dell'anello magico, così possiamo variare la misura del nostro fiore. Questo chiaramente cambia anche in base allo spessore del filato. Con un filato di cotone sottile il fiore vi viene molto più piccolo che con l'acrilico. Quindi fate delle prove e poi sappiate che aumentando il numero di punti all'interno dell'anello magico andiamo ad aumentare la grandezza del nostro fiore. Fatto l'anello magico, andiamo a chiudere con un punto bassissimo. A questo punto prendete il classico fermapunti perché dobbiamo prendere dei riferimenti sul punto, quindi sull'inizio e fine giro. Fatto questo primo giro, andiamo immediatamente a fare un giro dove alterniamo un punto basso e un aumento. Quindi nel primo punto vado a lavorare un punto basso, nel punto successivo vado a lavorare un aumento, ci significa cioè lavorare due punti nella stessa maglia di base. Di nuovo un punto basso e un aumento nel giro nel punto seguente, quindi 1 e 2. Di nuovo un punto singolo e un punto doppio. Un punto singolo e dove abbiamo messo il nostro fermapunti dovremo fare il punto doppio e infatti ci troviamo. Andiamo a fare il nostro aumento. Questo lavoro, quindi noi non abbiamo raddoppiato come si fa normalmente in amigurumi direttamente il numero di punti nel secondo giro, abbiamo fatto un punto sì, un punto no l'aumento, perché dobbiamo cominciare immediatamente a chiudere il calice, non abbiamo necessità cioè di ampliarlo. Rimettiamo nuovamente il segnapunti
e facciamo un giro di punti così come si trovano. Quindi se abbiamo fatto 8 punti bassi all'interno dell'anello magico, con questo giro ne abbiamo ottenuti 12, quindi andiamo a lavorare semplicemente 12 punti bassi in questo terzo giro. Nel quarto giro andiamo a lavorare 2 punti bassi, quindi un punto basso, un altro punto basso, e subito dopo andiamo a lavorare un aumento, cioè 2 punti nella stessa maglia di base. Alla fine del giro, ripetendo questo lavoro, quindi lavorando 2 maglie singole più un aumento, andiamo a portare il numero di punti a 16. In questo quinto ed ultimo giro non facciamo altro che lavorare i punti così come si presentano. Quindi, se nel giro precedente abbiamo fatto 2 punti e un aumento e abbiamo portato il numero totale di maglie a 16, adesso ci limitiamo a fare semplicemente 16 punti bassi. Quando sono all'ultimo punto, tolgo il mio fermapunti, che da questo momento in poi non mi servirà più, e faccio il cambio del filo. Quindi entro, estraggo il filo e aggiungo il filo rosso. In questo modo. E continuo a lavorare. Allora, innanzitutto il filo verde va tagliato, ma vi dovete lasciare un pezzettino piuttosto lunghetto. Perché questo? Perché alla fine del nostro lavoro, questo filo che noi andiamo a lasciare ci servirà per una cucitura. Quindi, avendolo già qui, significa fare immediatamente la cucitura e passare avanti col lavoro. Se invece adesso lo tagliamo, siamo costretti poi a fare un'aggiunta, e quindi questo può creare una piccola imperfezione. Invece, se ci lasciamo questo pezzettino del cambio filo un pochino più lungo, vedrete che poi vi torna utile. A questo punto, una volta messo il filo rosso, vado a fare una catenella e vado a rientrare nello stesso punto. Mi lavoro la codina del rosso così da fermarlo. Che cosa succede? In questo giro vado a fare 2 punti per ogni punto di base, quindi vado a creare un aumento. Quindi in ogni maglia sottostante, io ne ho 16, vado a lavorare 2 punti bassi, così che alla fine di questo giro ne avrò 32. Quando abbiamo creato i nostri aumenti, quindi con il filo rosso abbiamo lavorato 2 punti bassi per ogni punto di base, andiamo a fare direttamente 3 catenelle. Quindi facciamo 1, 2 e 3, e a questo punto facciamo lo stesso lavoro con le maglie alte. Quindi in ogni punto di base che noi abbiamo, cioè nelle 32 maglie basse che abbiamo appena eseguito, andiamo a lavorare in ognuna 2 maglie alte. Quindi una e due, e abbiamo fatto quest'altra parte. Vedete come ha cominciato a sfarfallare, perché questi sono tutti aumenti in realtà, no? Quindi abbiamo fatto prima il giro con rosso, il primo giro di punto basso che era tutto aumento, questo è tutto aumento. Adesso andiamo a fare un altro giro di aumento ancora, però questa volta invece che a maglia alta lo andiamo a fare ad a maglia altissima. Quindi partiamo con 4 catenelle invece che con 3, e facciamo il doppio gettato, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto. Rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare ben 3 maglie altissime in ogni punto disponibile. Quindi, mentre prima abbiamo fatto 2 maglie alte per ogni punto base, adesso ne dobbiamo fare 3. Quindi ancora di più si accentuerà l'effetto, no? Del fiore. Quindi sempre 2 volte filo sull'uncinetto, si entra nel punto, si lavora la maglia doppia, la maglia altissima. E di nuovo per la terza volta. Vedete, in ogni punto sono 3 maglie altissime. Fatto pazientemente tutto il giro di punti altissimi, 3 per ogni punto di base, vedete che il fiore è diventato iperbolico, cioè si è arricciato moltissimo. A questo punto andiamo a fare il giro di pipiolini sopra, che è semplicissimo. Anche questo chiede un po' di pazienza, ma è semplice. Andiamo a fare 3 catenelle e rientriamo in ogni punto. Vedete, io sono qui, vado nel punto seguente e chiudo queste 3 catenelle con un punto basso. Riparto immediatamente con altre 3 catenelle, vado nel punto seguente, chiudo con un punto basso.
3 catenelle, punto basso, non va saltato nessun punto di base. Concluso anche il giro di pipiolini, vedete quanto il fiore si sia ingrandito. Vedete, quindi non c'è bisogno di fare un secondo fiore per ampliare la dimensione di questo, perché abbiamo proprio realizzato un fiore iperbolico, cioè aumenti su aumenti su aumenti hanno fatto crescere la dimensione del nostro fiore. A questo punto, se vi ricordate, noi eravamo partiti dalla parte verde con l'anello magico e ci eravamo attaccati direttamente, così da non avere le due parti divise. Vi avevo anche detto di lasciare abbastanza lungo questo filo che si trova all'interno, vedete, della nostra parte verde. Allora, cosa faccio? Prendo il filo, lo infilo in un ago e lo passo all'esterno, quindi punto verso l'interno e me lo porto semplicemente verso l'esterno. Poi dopo, perché il fiore si possa reggere, abbiamo bisogno di infilare pochissima imbottitura sintetica all'interno del calice. Quindi io ne prendo giusto un pochino di quella che si utilizza per gli amigurumi o comunque un'ovatta, qualsiasi cosa, una sferetta piccola, qualsiasi cosa abbiate a disposizione, e l'andate ad infilare, vedete, in modo da irrigidire la parte del calice del fiore, che quindi aiuterà poi a reggere tutto l'impianto che stiamo realizzando. Fatta questa operazione, vedete, io ho infilato nel calice l'ovatta, prendo finalmente il mio filo di ferro, che è questo qui. Allora, la lunghezza del filo dipende da quanto volete alto il fiore. Se realizzate un fiore molto grande, preferite uno stelo lunghissimo, considerate che vi serve il doppio rispetto alla misura che desiderate, per cui se volete uno stelo alto 20 cm prenderete un pezzo di ferro da 40, se volete uno stelo alto 30 farete invece taglierete un pezzo di filo invece da 60, no? Vedete, questa sarà l'altezza del mio fiore. Se io voglio più lungo questa misura mi adeguo, questi saranno in tutto una ventina di centimetri. Cosa faccio a questo punto? Lo piego in due, quindi ho le estremità da una parte, vedete, e questa parte piegata in due. Quindi cosa faccio? Prendo una punta, la infilo all'interno del calice, vedete, dove io ho già messo l'imbottitura. Ok, allora prendo un pezzettino di questo filo, una punta di questo filo, e la faccio passare nel calice attraverso l'imbottitura e cerco di farla uscire in direzione del centro dell'anello magico. Quindi prendo l'altra metà, l'altra punta, e faccio la stessa identica cosa. Quindi vedete, le devo far passare, le devo far uscire più o meno nello stesso punto. Una volta sbucate le punte, vedete, faccio scendere per bene la parte tonda in questo modo, tiro giù e tirando giù mi assesto per bene anche l'ovatta, e queste sono le punte. Una volta che abbiamo fissato per bene, queste punte andranno, ovviamente la parte più vicina al calice va girata, vanno attorcigliate fino in fondo, se ce la fate da sole bene, altrimenti vi aiutate con una pinza. Una raccomandazione che vi faccio è di fare sempre un po' di attenzione alle estremità, perché queste punte possono diventare fastidiose, quindi eventualmente, oltre che strette molto bene, ci aiutiamo qui con la pinza e prendiamo le punte e le ripieghiamo verso, vedete, ad uncino, in questo modo, e le teniamo ben schiacciate in modo da non avere poi problemi. Ok, vedete, abbiamo fatto una sorta di occhiello. Quindi a questo punto raddrizziamo per bene il gambo,
abbiamo da fermare il tutto ed è qui che entra in gioco il filo verde che ci siamo lasciati, perché ovviamente adesso la parte del calice è aperta, quindi una volta che abbiamo ben sigillato, vedete, abbiamo messo la parte rigida dello stelo, cosa andiamo a fare? Andiamo a cucire la parte verde, quindi avendo già il filo attaccato, questa operazione ci risulta semplice. Quindi vedete, io entro da una parte, esco da quella opposta, tirate sempre per bene il filo e verificate se all'interno il calice si è chiuso oppure no, o se c'è bisogno di dare ancora qualche punto per nascondere l'imbottitura. A questo punto è arrivato il momento di utilizzare il nastro autoadesivo per fioristi. Cosa vado a fare? Allora io appoggio il nastro direttamente sotto al calice, in modo da farlo leggermente sovrastare, e poco alla volta lo comincio ad attorcigliare in maniera più stretta che riesco intorno al mio stelo. Qualora aveste utilizzato un filo di ferro non sufficientemente pesante da sostenere la testa del fiore, quindi vi accorgete che il fiore ciondola, potete andare a raddoppiare, cioè ad utilizzare due pezzi di ferro e incastrarli in questo modo, uno da una parte a croce in pratica, in modo da sostenere meglio, oppure ne rimettete un pezzettino sempre da far passare qui al centro e lo fate arrivare fin qui, come ho fatto io, perché ad un certo punto volevo essere sicura che nel tempo reggesse. Quindi questa operazione, questo è un nastro autoadesivo, quindi una volta fissato sopra girate semplicemente così e il nastro si fissa da sé. Ripeto, se questo nastro non lo riuscite a reperire dai vostri fiorai di fiducia, vi basta un nastro adesivo verde e il risultato è sicuramente lo stesso. Lo sistemate per bene, lo fissate. Soprattutto qui dove abbiamo, vedete, ripiegato le estremità, diamo qualche giro in più. E l'eccesso poi eventualmente lo tagliamo, modelliamo il nostro gambo e il fiore è praticamente concluso. L'unico accessorio che volendo potreste aggiungere sono delle foglie, sia finte, quindi tolte da fiori diciamo così in plastica, insomma in fiori finti, oppure realizzate delle foglioline piccolissime all'uncinetto. Mi auguro che il progetto sia stato interessante e abbia soddisfatto le persone che me lo hanno richiesto.